Dai, dai, riprendiamo la macchina. Voglio renderla più veloce, voglio renderla più figa. Forza, muoviti. Dammi la mano, cacchio. Grazie comunque. Faccio anche Ah, bene, sì, si mette la benzina, avevamo quasi finito l'ultima volta. Abbiamo rischiato di finire in Guatemala. Dai! Noi siamo gli Animaniacs, 3.000 buoni a tutto gas. Concedetevi relax, da riderci sarà. Credo sia il telefono. Animaniacs. Siamo i due fratelli Warner e la sorellina Dot. Ne combiniamo un sacco negli studi Warner Bros. Ci chiudono in prigione nella torre di lassù, ma noi ne combiniamo in barba a tutti i Belzebù. Siamo gli Animaniacs. Pronto? Pronto, ciao, sono Crazy Brain il mago. Ciao, dimmi tutto. Ciao, niente, allora, facendo qualche esplorazione con il TARDIS ho scoperto dove si trova la SCP Foundation. Ma che cos'è questo posto? Non so se te lo ricordi. Purtroppo sì, me lo ricordo, sono nostri vecchi nemici, ci vogliono tanto male. Poi ti spiegheremo meglio, Ghost, tranquillo, sei qui da una settimana, sei in casa da 2 settimane, però... ti dobbiamo ancora spiegare un sacco di robe. Sia tranquillo. Ok. Ecco, e praticamente sono venuto a sapere che quella nube di fumo verde che creava zombie costantemente nella vecchia città è stata creata da un personaggio che sembra essere legato alla SCP Foundation e il suo nome è Blue Gunderson. Sì, lo sapevamo già, stai tranquillo. Lo sapevamo già, ma non diglielo. Aspetta, l'ho appena fatto. Cazzo! Comunque, sì, lo sapevamo già, lo so. Ma perché una cosa mi confonde. Queste cose? Cosa? Perché non mi avevo mai informato delle informazioni che già sapete? Ma tu ce l'avevi detto. Io sono abbastanza inquietato, però va bene. Anche io. Comunque, allora... Mi stai dicendo che hai trovato la... cioè, la location della SCP Foundation? Esattamente. Bella questa, dobbiamo chiamarti. Crani, quando arrivi? Sono pronto a partire. Sono già qua. Come sei già qua? Ma... Eccolo qui. Mi ero solo messo in modalità invisibile. Ah, grande. Aspetta, perché tieni le porte di casa chiuse? Non so, per sicurezza. Certo, sono un po' in mezzo al nulla, però. Eccomi qua. Tu con quel maledettissimo robo. Vabbè. Allora. Che cacchio facciamo? Sarebbe il caso di... di chiamarlo. Già. No. Sì. No. Ma sì, dai, no, non penso farà casini. Poi, tu sei sicuro di sapere esattamente dove portarci? Non è che finiamo nel deserto, vero? No, assolutamente. Ho fatto un sacco di calcoli per raggiungere quella che... Ok, no, mi era scivolato il panino e ha cliccato delle coordinate a caso sul TARDIS e sono arrivato là. Bene, immagino tu abbia poi, insomma, fatto qualcosa per capire... Perché hai ancora quella gasca in mano? Non ci serve più adesso. Ovviamente... Ok, ora la tolgo. Ovviamente in maniera molto silenziosa mi sono messo in modalità invisibile e sono volato via sfondando una parete della SCP Foundation e uccidendo un paio di persone, teoricamente, perché si erano messi in mezzo al TARDIS. E quindi... Però poi sono volato in un posto là vicino e ho salvato la posizione, quindi sì, so come tornare là. Bene. Almeno sappiamo da dove iniziare. Dobbiamo solamente sperare che in questo lasso di tempo non abbiamo già riparato tutto. Sai come funzionano queste cose, tu lo sai meglio di me. No, in realtà no, io lo so quanto te, perché io la DeLorean posso viaggiare nel tempo, nel SAS. Niente, adesso ci serve solamente il signor T. Chiamalo, dai. Sì. Pronto? T? Ci sei? Sì, sono qua, vecchio. Aspetta, sei il segretario o sei veramente tu? No, sono io, stavo solo scherzando. Ecco, avete la voce simile. Allora, buone notizie. Crazy ha trovato finalmente, dopo tanto tempo, la location dell'SCP Foundation. Porca miseria, ci si diverte, vecchio. Sì, e come? Possiamo finalmente liberarci di tutti quanti gli SCP. Era ora. E inoltre ha anche scoperto che sono forse... Giusto? Forse? È un forse? Sì, forse. Ok, forse sono alleati con Ulbo. Perciò, ti chiediamo di finire qua, così ci prepariamo, facciamo i fighi incredibili, ok? Ok, adesso arrivo, vecchio, tranquillo.
Bene. Ok. Ben arrivato. È stato rapido, è molto rapido. Molto, in effetti. Perché devi fare male la tua macchina? Dimmi, ti prego. Ti prego. Sadista. Ah, giusto, vero. Dimenticavo questa cosa. Dunque, come avevo intenzione di andare, però? Col TARDIS o con tutti quanti i nostri veicoli far casino? No, andiamo col TARDIS, è più silenzioso. Va bene, sperando che questa volta non succedano casini. Quindi ti mi raccomando, di silenzio. Perché devi sempre cercare il buco per la Cina? hai già scavato un sacco di buchi nel mio giardino, basta farne altri, ti prego. Ma è essenziale. Ma... Vabbè, fai quello che ti pare, va. Ok ragazzi, ho preso l'arma, stavo nel bagno, non fate domande perché stesse lì, non è nulla. Senti, amore, io sto andando via con i ragazzi, di nuovo, amore, torno subito. Lo so, è lunga storia. Gab ne sa più di voi perché, insomma, lui adesso vive con me, quindi, insomma. Sì. Ma non sapevo. Lasciamo perdere. Come non sapevo? Vabbè, lo so. Pensavo fosse un'amica. Dai. No, meglio è troppo. Vabbè, ce la presenterai. Sì. Poi lo farò. Allora, ma perché sei proprio dovuto entrare qui dentro? Perché sei invasione di proprietà. Spero non si sia svegliata. No, aspetta, forse l'ho svegliata io urlando. Vabbè, meglio andare. Potrebbe arrebbersi tantissimo se ci becca qua tutti insieme. Andiamo. Presto. Oh, Crani, comunque mi devi ancora spiegare come cavolo funzionano queste cose. Perché sto volando nel nulla, soprattutto. Ma comunque, a parte gli scherzi, abbiamo già deciso come organizzarci, quindi. Perché sei luminoso? Sì, certo. Stiamo volando adesso verso la zona sicura della SCP Foundation. Però sto facendo un pochettino di fatica a far atterrare il TARDIS, sinceramente. Non vorrei mai avessero messo qualche tipo di protezione, ma... Beh, ora che ci penso, Blue all'epoca aveva creato qualcosa appunto per contrastare la tecnologia del TARDIS. Questo potrebbe essere un pochettino grave, ma teoricamente ce la dovrei fare a risolvere il problema. O magari è la presenza di tutti quanti gli SCP che magari fa qualche interferenza. Effettivamente. Magari si crea qualche sinergia incredibile che, boh, fa male. Effettivamente sono delle anomalie spazio-temporali gli SCP, quindi il TARDIS non ne vuole sapere di atterrare nelle vicinanze. E vabbè, insomma, cercherò un qualche sistema per farlo atterrare. Sì. Vabbè, dai, poi proviamo. Quindi, ragazzi, siete tutti belli pronti? Cosa stai facendo, ti? Cosa c'è? Cosa c'è? Vabbè, ti si gratta l'orecchio. Va bene. Cosa c'è? C'è qualche problema? No. C'è qualche problema? No, perché? C'è qualche problema? Scusate ragazzi, tutti questi discorsi sono giusti, ma mi sfugge un dettaglio. Ma noi effettivamente abbiamo una base operativa? Allora, all'epoca ce l'avevamo, però insomma... Boom. Meglio, no, non è che è proprio un boom, è più che altro abbiamo, dopo una lunga battaglia con Blue che è stata lì, come posso dire, si è leggermente rotta in alcuni punti, è irrecuperabile, insomma. Poi c'eravamo pure sciolti dopo quell'evento, insomma, adesso ci siamo anche riuniti, chissà per quanto, non so, vabbè. Per tanto. Sì, dai, si vedrà. Per tanto. Ma perché questa domanda? Beh, perché comunque se vogliamo attaccare SCP di certo non possiamo andare armati con armi poco convenzionali. Dovremmo poco trovare convenzionali? La Wunderwaffen è un'arma potentissima. La mia DeLorean è un'arma potentissima. Waffle, eccola qui. La Wunderwaffle. T-Channel è un'arma potentissima. Io sono un'arma potentissima. Ecco, esatto. Anche tu sei una potentissima. Crani non lo è, perché lui è solamente la Wunderwaffe. Ehi, no, non è vero. Trasformo
in un bacarospo! Hocus pocus! Arotus! Gli ha dato un proiettile nella schiena. Ah, allora, il fatto che siamo immortali non vuol dire che devi picchiarmi. Questo è vero, un po' di rispetto dopo tutto. Poi cacchio, comunque, può finire il suo discorso. Anche Blu è immortale, quindi attenzione. Orione. Sozio atomico. Oddio, non è che sia... No! Beh, oddio, non è che sia certa come cosa il fatto di essere immortale. Perché comunque era morto. Qualcuno l'ha riportato in vita. Secondo me c'è qualcosa sotto. Perché non può essere tornato così tranquillamente, da solo, con la forza del pensiero? Perché ti gratti le orecchie? È qualcosa, non so. Sì, ha una malattia, probabilmente, qualche roba. Grande, sono stato morto più di 450 volte. Sono stato morto, però è da tenere in conto. Allora, sono stato dentro Wagen. No. Ok, questi vostri trascorsi passati non... No, è vero, lui è down, lascialo, è schizofrenico, Ah, ok. Adesso si spiega un po'. Quindi, è uacofrenico. No! Vabbè. Dove vuoi andare? Comunque, silenzio! Continui pure questo discorso, non aveva finito. Mi ha finito per farmi riparare, vabbè. Ok. Quindi, dove voglio andare a parare? Ci serve una base per almeno studiare qualche strategia per entrare, perché se il TARDIS di Kreni si sta rifiutando di portarci nella zona sicura, tra virgolette, SCP, dobbiamo studiare un piano per poter entrare. Sì. Beh... Però dove la troviamo questa base? A tal proposito, ci sarebbe un posto dove noi quattro possiamo andare. È una piccola base che dell'esercito Elgast, che utilizziamo per progetti top secret. Quindi potremmo andare tranquillamente là. Il colonnello mi ha dato ordine di utilizzarla quando ne fosse stato più necessario, quindi... Ok. Ah, il mini colonnello. Vabbè, tu... Spero non ce l'abbia con noi. Cioè, con te sicuro, perché... Con te di sicuro. Con noi tre, no. Io assolutamente non gli ho lanciato una granata. Dimmi tutto. Mi fottevo la moglie del colonnello. No! Grande, grandissimo. Ma come grande? No, no, non è vero, non è niente grande, niente. Guarda, dai, dici il tuo segreto sul colonnello. Cazzo vol? Prendo le tue coordinate direttamente dalla tua mente, rimani fermo, immobile e si attiverà un piccolo... già, ecco qua. Morirai. Ah, a posto. Ho preso le coordinate. Con quale silenzio? Allora, ogni tanto attenzione ragazzi, il mago è al lavoro, guardatelo. Allora, poi invertiamo questo, attiviamo questo qui, il rotore del tempo, ecco qua, e infine... Non ho messo le coordinate. Bene. No, grande. Grande. Allora, ok, coordinate attive. Giriamo questo. Attiviamo il meccanismo di per il piano dimensionale. Sistemiamo il tempo. E infine. Oh my god! È molto suggestivo, devo dire. Già, non faccio rumore per nulla. Tengo sempre il freno a mano attivo. Oddio, voglio dire, anche T-Channel che sta composto come una persona normale è suggestivo. Beh, in effetti. Sì. Siamo arrivati! Vedo un po' di gente là fuori. Sono soldati Elgast. Molto probabilmente adesso pensando siamo intrusi, ma magari se vedono... Gabo, tu sei il comandante, se non sbaglio, giusto? E sono anche bloccato. Ah, ok. Vabbè, comunque, in teoria adesso non dovevo farci nulla se vedono prima te. Garantisci per noi, forza! Soldati, riposo, sono dei miei amici. Ok, a posto. Salve ragazzi! Sono il mago Crazy Brain! Salve! Ne manca uno. Dei ricordi dalla mente? Sono scrocchiato al ginocchio.
Ragazzi, okay. Ne manca uno. Ah, eccolo. Ah, eccolo qui. Ah, ok, scusa, non lo sapevo. Mi ero addormentato mentre... Hanno rapporti dalla zona di quarantena. Una squadra... Ma stai volando? Stai volando? Cosa? No, ok, no, come ho detto, diceva? Una completa squadra di 20 Helghast è stata eliminata nei pressi della zona SCP. Non si hanno altre notizie. Ricordiamo che però ogni morta è una piccola crepa nello spazio-tempo. Forse anche per questo che il TARDIS si rifiuta di andare là. Beh, comunque sia, adesso... buongiorno, signori. Voi siete... Aspetta, grado... Scienziato, ok, buon salve. Potete fare amicizia con me e Crazy, con gli altri no, sono brutti. Cioè, lui è il comandante, quindi sì, però insomma, lui no, state lontani da lui, è brutto. You got it. Salve, sono un mago. Let's get moving. I've got my little corn. Non sono dei down, puoi parlargli normalmente. Non capiscono la nostra lingua. Non è possibile, Gab, come salve. Andiamo. You lead the way. Ok. Non parlano tanto. Bene, vediamo un attimo questa bellissima base. Allora. Buongiorno, buongiorno. Ok, ragazzi, benvenuti nella sala test dei prototipi. Bello questo. Armi sperimentali. Questo come si chiama questo? Tiger! È un prototipo, santo cielo! Parasciuto prototipo. Ma guarda, è simpatico, raga, roba! Può fare tantissimi, tipo un drone Raptor. Guarda i propulsori, guardali! Vabbè. No, non lo fare. Questo è... aspetta, questo l'ho già visto da qualche altra parte! Questo è un aereo? Esatto. È un elicottero! Quello è un elicottero! È un prototipo che abbiamo rubato alla fondazione. Lo abbiamo modificato e reso nostro. Ah, abbiamo anche avviato la produzione, quindi ne potremo produrre in massa. Ok, ragazzi, allora, quindi questa d'ora in poi sarà la nostra base operativa. Almeno a me sta bene. Voi? Sì. Te? Ok, Gab, vabbè, lui ce l'ha proposto, quindi immagino sia un sì. Invece un no. Che brutto. Vabbè, comunque... potremmo organizzarci meglio adesso. Vi dirò la verità, è migliore dell'ultima base questa. Sì, è un po' più spaziosa nel cielo. Sì, potrei farci orbitare il TARDIS. Sì, e infatti, prima cioè, lo facevi entrare dove cacchio ti pare, qui invece c'è lo spazio che vuoi, quindi insomma. Giusto. Fuciliamo, no. No! quindi ragazzi, cosa facciamo adesso? Beh, direi che possiamo raggiungere la SCP Foundation. Dobbiamo solamente sperare che adesso funzioni il TARDIS, però. Non ho dato problemi. Ma certo! Sì, aspettate, ragazzi. Potrei fare un piccolo trucchetto. Aspettate qui. Ok. Adesso lo seguo. No, aspettate, ragazzi. Un attimo. Ho perso. Sì. Allora. Ok. Come va la vita? Non bel po' che non ci vediamo. Non mi pare che ci vediamo, scusa. Peccato che qui questa nave disponga di un concetto. Vecchio, da un botto non ci vediamo, ti rendi conto? Mamma mia, vecchio, da 5 anni, 5 mesi. Da un botto, vecchio. Allora, questa... Un botto. Questa nave... No, povero! ...di un congegno per poter fare una sorta di scherma ai sistemi operativi. Quelli, diciamo, i sistemi operativi di copertura della fondazione. Quindi ho utilizzato il macchinario ed ora dovremmo riuscire ad entrare. Si spera senza nessun problema. L'unica cosa da cui dipendiamo è la bravura del pilota. Grazie. Ma lui è bravissimo, sì, il dai. Il TARDIS adesso ha anche voluto riposarsi un attimino, quindi dovrebbe essere abbastanza carico per il viaggio. Tutti a bordo! A bordo! Oh, ma ragazzi, ma denoto che c'è un piccolo problema. Qua mi si è attivata una spia rossa e non è possibile atterrare nella zona scura. Tranquillo, vecchio, ci penso io, dai. No, aspetta, no, non devo fare così. Ma no, guarda, posso fare così, dai, non no, vedo. No, fermo. No, doccio, non toccare. No, fermo, ti. Ma tranquillo, vecchio, non vedi. No, posso così, dai, guarda, no, che roba. Aspetta, dai.
No, che cosa stai facendo? Che stai facendo? È successo qualcosa? Ragazzi, calmatevi! Dovete va tutto bene, dai, siamo arrivati giusti o no? Ragazzi, è la mia impressione. Oh, siamo dentro l'SCP Foundation. Però Dio. Ho risolto tutto, vecchio. Hai visto che roba? Che diavolo. Oh. No, ma vecchio, ce l'abbiamo fatta alla fine, dai. Creni? Salve. Wack. Voi siete pacifici, vero?